Buonasera da Massimo Barchesi che vi parla dallo stadio Meazza di Milano. Grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini, tra pochi minuti inizierà il terzo anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A. In campo Milan e Bologna, una gara fondamentale per il Milan che sta cercando la qualificazione in Europa League, possibilmente attraverso il quinto posto o anche il sesto posto, che garantirebbe la qualificazione diretta in Europa League. Milan che cercherà di conquistare questi tre punti e portarsi a meno uno dalla Roma, che occupa la quinta posizione. In questo momento la squadra di Stefano Pioli è al sesto posto a pari merito con il Napoli, ma la miglior differenza reti in questo momento è quella della formazione di Rino Gattuso. Dall'altra parte c'è un Bologna che è tranquillo in classifica, la zona Europa è ormai irraggiungibile, però la squadra di Sinisa Mihajlovic cercherà di chiudere nel migliore dei modi, con dignità, questo campionato. Un Bologna che in realtà poteva stare più in alto in classifica, ha perso diversi punti, soprattutto dal 90esimo in poi, nei minuti di recupero, e questo naturalmente un po' ha penalizzato la classifica del Bologna. Il ricordo più fresco chiaramente va al derby emiliano con il Parma, con il Bologna in vantaggio per 2-0 al 93esimo ed è riuscito a pareggiare la partita per 2-2, buttando al vento letteralmente due punti. Contropiede del Milan, attenzione, scoperta la difesa del Bologna, parte Ibrahimovic, tre contro due, ora rientra il Bologna, Rebic, area di rigore, rientra il croato, la conclusione, Skorupski blocca il pallone, si inginocchia e fa su il pallone, centrale un po' fiacco, poteva giocarla meglio probabilmente qui ante Rebic, ma azione pericolosa del Milan, colpetto Theo Hernandez a seguire in verticale per Frank Sì, cresciuto tantissimo, attenzione a Theo Hernandez, si era inserito, pallone per Rebic, eccolo Theo Hernandez, area di rigore, il sinistro, Skorupski con le gambe ad allontanare, poi Rebic ancora, azione viva per il Milan, conclusione alle stelle con il sinistro, non è il suo piede, di Çalhanoğlu, ancora occasione per il Milan con tiro di Theo Hernandez con le gambe, ha respinto Skorupski. Theo Hernandez, attenzione, velo di Ibra e sale Beckers, il Milan in vantaggio, grande giocata della squadra di Stefano Pioli, soprattutto sublime il velo di Ibrahimovic che ha liberato Sale Beckers al suo primo gol con la maglia del Milan, e al decimo minuto si sblocca il risultato a San Siro, Milan 1 Bologna 0, Sale Beckers. C'è da dire che tutto è partito da uno splendido tacco di Rebic, inserimento puntualissimo. Fantastico. Di Theo Hernandez, puntualissimo pure il suo cross, Rebic in area di rigore contro Tomiyasu, gran palla per Çalhanoğlu, miracolo di Skorupski, poi che sì, rimpallo, pallone sul fondo, ma altro pallone eccezionale da parte di Rebic. Beh, per Çalhanoğlu che si era inserito benissimo, ha calciato al volo ancora una volta di sinistro Çalhanoğlu ed è stato bravissimo Skorupski a deviare sulla sua sinistra. La rimessa è in favore del Bologna, lungo il versante di sinistra, cercato ma non trovato Santander, colpo di testa netto da parte di Kier per Sale Beckers, pallone all'indietro Bennacer, di prima che sì, e gioca pure bene il Milan, altro che pallone perché sì, l'inserimento di Theo Hernandez, Orsolini rimedia, sbaglia Skorupski e regala il 2-0 a Çalhanoğlu, 2-0, errore veramente pacchiano da parte di Skorupski, 2-0, il raddoppio del Milan con Orsolini che aveva servito all'indietro, Skorupski ha cercato il rinvio, il portiere polacco lo ha sbagliato clamorosamente ed è stato un assist invitante per Çalhanoğlu che questa volta ha calciato di destro e questa volta ha trovato lo specchio della porta per il gol numero 7 in campionato da parte del turco, dominio totale del Milan che al 24esimo con pieno merito è avanti 2-0. Soriano controlla, converge, avanza, un buon tiratore, apre per Orsolini, il limite Theo Hernandez su di lui e lo fa fuori con calma olimpica, va sul pallone, qui rischia, si è accompagnato, se l'è trascinato, alla fine l'ha perso, ma il Bologna sbaglia, occhio al contropiede perché parte Sale Beckers, è solo Rebic, lo ha visto, pallone largo, Rebic va a chiuderlo, Danilo uno contro uno, una serie di finte, ante Rebic, che sì, il piatto, palo pieno di Frank
Kessié sull'assist di Rebic. Milan ad un passo dal 3-0, ma il Bologna è in vacanza. Occhio Orsolini, pallone che attraversa tutta l'area di porta e termina, vediamo un po', resta in campo mi sa, non esce. Sansone in scivolata, è rimasto in campo il pallone, e si è fermato ed è rimasto in campo. Di tacco Kier, c'è una deviazione, c'è Kessié, Skorupski riesce ad allungarsi, a deviare la conclusione dell'ivoriano. Pallone per Soriano, Soriano, c'è lo scatto di Tomiyasu, si inserisce il giapponese, siamo al limite, si porta il pallone sul sinistro e segna un gol bellissimo Tomiyasu. Il Bologna torna in partita al 44esimo con il suo giapponese, che non è nuovo a conclusioni del genere verso la porta avversaria. Ha centrato la porta Tomiyasu, ha segnato il suo primo gol in questo campionato alla 28esima presenza. 2-1 per il Milan, gran gol di Tomiyasu al 44esimo. Contropiede con Salemakers, va in mezzo Ibrahimovic, arriva Çalhanoğlu, di tacco Kessié al limite, si porta il pallone sul sinistro, calcia, pallone sul fondo e finisce qui il primo tempo. Opportunità per il Milan proprio all'ultimo secondo della prima frazione di gioco. Sbaglia il Bologna l'uscita con Danilo, intervento in anticipo di Kier per su Santander. Ancora il Milan sul settore di sinistra, manovra, vediamo il pallone filtrante di Çalhanoğlu per Bennacer, si allarga Salemakers, c'è Bennacer da solo, rete, grande incursione da parte di Bennacer, ma c'è aperta una voragine, una vera e propria voragine nella difesa del Bologna. Bennacer ne ha approfittato, ha ringraziato di quest'altro regalo del Bologna e con il piatto sinistro ha battuto Skorupski per il 3-1 in favore del Milan al quarto minuto del secondo tempo. Primo gol in campionato per Bennacer e sono 11 i giocatori del Milan andati a segno alla ripresa del campionato. Milan 3 Bologna 1. Vediamo Çalhanoğlu per Ibrahimovic al limite, Rebic il sinistro, rete, a incrociare Ante Rebic. Grandissima giocata del Milan pure questa, bellissimo il gol praticamente da terra. Ante Rebic ha scaraventato in diagonale sotto, quasi sotto l'incrocio di pali, ha incrociato alla sinistra di Skorupski. Quarto gol del Milan, 11° in campionato per Ante Rebic, l'assist di Zlatan Ibrahimovic. Milan 4 Bologna 1, Milan dilagante. Calabria va giù, non c'è fallo, intervento irregolare di Daix con Baldur per Orsolini, Teo Hernandez di prepotenza, gli strappa il pallone e poi va con la sua velocità, occhio al sinistro, Teo Hernandez fuori d'un soffio, ancora Baldursson, occhio a quest'altro errore, c'è la conclusione di Krunic, pallone sul fondo di poco pure questo, ha incrociato alla destra di Skorupski che si era proteso in tuffo, non ha toccato il pallone, ancora Skorupski, stesso errore di prima, sbaglia rinvio, Bennacer, pallone dentro per Rebic, tergiversa e poi sulla linea, salvataggio, salvataggio sulla conclusione di Leao. Qui identica azione del secondo gol con Skorupski, sbagliato il rinvio, Rebic che qui si è mangiato un gol perché poteva calciare tranquillamente in fondo alla rete, e molto altruista evidentemente il giocatore croato. E però Leao non è riuscito a concludere, c'è stato un salvataggio sulla linea, sulla conclusione di Leao. Milan ad un passo dal gol del 5-1, ancora attenzione. Attenzione Bonaventura, parte il cross per Leao, pallone dalla parte opposta, rincorso dallo stesso portoghese, fuori dall'area di rigore, ancora Leao per Bennacer, Krunic, siamo al limite, Rebic, pallone sul sinistro, deviazione ancora di Corbo, calcio d'angolo in favore del Milan, straripante lancio in profondità per Baldursson, pallone all'indietro di Kier, Baldursson, arriva Donnarumma che ha aspettato troppo il pallone, vediamo un po' che cosa succede. Calcio di punizione a 2 in favore del Bologna perché Donnarumma ha colpito, ha preso il pallone con le mani dopo l'intervento di Kier, non si può fare e quindi punizione a 2 in area di rigore in favore del Bologna. Vediamo un po', Sansone, corto Santander, niente da fare, forse l'ha presa con i piedi Donnarumma addirittura, qui sbaglia Donnarumma, il rinvio, Santander si mangia un gol, Kier gli ha stoppato il tiro, ci ha pensato un'ora e mezza Santander prima di andare alla conclusione. Occhio a Leao, Leao area di rigore, attenzione Calabria, c'è gloria anche per Calabria, 5-1.
5-1 al 47esimo. C'è gloria anche per Davide Calabria, e pure per Calabria è il primo gol in campionato, 12esimo giocatore del Milan andato a segno dopo il lockdown. Milan 5 Bologna 1. Vediamo l'arbitro che in questo istante decreta terminata la partita. Milan batte Bologna 5-1, grazie a Daniele Bulgarini. È tutto dallo stadio Meazza di Milano, dove il Milan ha travolto il Bologna per 5-1. Da Massimo Barchiesi la più cordiale buonanotte, linea che può tornare agli studi di Roma.